Centro Revisioni Florio Calandra. Buon pomeriggio per Fil Rouge News delle 18. Abbiamo ospite in collegamento Dario Scalia, referente della Plastic Free ODV Onlus. Grazie Dario per aver accettato di essere nostro ospite. Buon pomeriggio a tutti. E allora, Plastic Free ODV Onlus è un'associazione di volontariato nata il 29 luglio del 2019 per informare e sensibilizzare più persone possibili sulla pericolosità della plastica, che particolarmente quella monouso, cioè i piatti e bicchieri di plastica che purtroppo continuano ad essere utilizzati in grande copia, non solo inquina ma uccide anche. Ecco, questa associazione nei primi 12 mesi ha raggiunto più di 150 milioni di utenti e oggi ha 400 referenti in tutta Italia ed è la più importante e concreta associazione in questa tematica. Dunque, vi state dando da fare e la cosa funziona a quanto pare. Dario, avete molte persone che vi seguono e che diciamo vogliono che sposano questa causa contro la plastica. Esattamente, l'associazione, come dicevi tu, è molto giovane, siamo 150.000 volontari circa in tutta Italia, i referenti sono pure aumentati, quindi quel numero che era aggiornato circa 2 mesi fa, oggi ti do il dato aggiornato, siamo circa 850 referenti in tutta Italia. L'associazione funziona semplicemente perché vi sono due motivi principali. Il primo è quello della tematica, che ovviamente è la tematica green, è sempre più alla portata e alla diciamo, sensibilità e quindi si presenta da sola. La seconda, diciamo, secondo me, aspetto che ci ha fatto crescere tantissimo è il fatto che è un'organizzazione dietro, che c'è un'organizzazione dell'associazione molto ben collaudata, con appunto la presenza di referenti su tutto il territorio nazionale, referente regione, referente provincia, referente comune, quindi è abbastanza omogenea su tutto il territorio nazionale e questo permette di arrivare in qualsiasi città e paese della nazione. La capillarità in questo è importantissima, chiaramente, quindi essere presenti. Ma voi operate per, diciamo, pulire un po', ripulire quei siti, quei luoghi dove non arrivano le istituzioni? Fate anche questo? Sì, allora, diciamo, quello che noi diciamo è sempre che Plastic Free nasce come prima attività quella di sensibilizzare i cittadini e poi successivamente dare una mano nel recupero delle zone che versano in uno stato magari in degrado, ma la nostra principale attività è quella di sensibilizzare. Ovviamente come sensibilizziamo? Sensibilizziamo in prima battuta con l'organizzazione di eventi di raccolta lungo le spiagge, nei parchi, nelle foreste, quindi tutte zone demaniali, del demanio pubblico. Per questo motivo molte volte queste zone non sono magari non sono soggette a recupero da parte delle amministrazioni comunali e quindi per questo motivo molte volte versano in stati di abbandono. In più ovviamente la nostra nazione è una nazione che ha migliaia di chilometri di costa e quindi sono zone ovviamente molto gettonate da noi referenti per appunto scegliere le location per le raccolte. Questa domenica, ne parleremo sicuramente durante l'intervista, questa domenica per esempio siamo a Romagnolo, lungo il litorale, e quindi abbiamo selezionato un'altra spiaggia importante della nostra città. Ecco, c'è questo problema che da noi è particolarmente sentito del consumo di piatti e bicchieri di plastica che molti nostri concittadini disinvoltamente fanno. Ricordiamo che in molti paesi, diciamo, da cui abbiamo anche molto da imparare, come la Germania o anche il Nord Italia, non fanno uso se non occasionalmente di questi prodotti, mentre da noi culturalmente sembra una cosa sbrigativa, utilizziamo queste cose di plastica. Dato che è difficile eradicare queste cattive abitudini,
fammi passare il termine, non avete pensato di proporre ai grandi produttori che vendono questo materiale monouso di utilizzare carta simile a quella della plastica? Certo che sarebbe un po' più costosa e che però eliminerebbe questo grave problema, dato che in molti sono restii ad abbandonare il monouso. Allora, il problema è noi possiamo interagire con tutte le aziende che vogliamo, tutte le aziende, diciamo, tutti gli industriali che lavorano nel settore appunto della plastica, della produzione della plastica, però sarebbe sempre una comunicazione quasi unidirezionale. Quello che invece cerchiamo di fare appunto tramite l'attività di sensibilizzazione e soprattutto anche col progetto scuola che stiamo portando avanti è quello di sensibilizzare il cittadino medio, che è anche il consumatore. Il consumatore ha un grossissimo potere nei confronti del mercato, cioè decide, ovviamente non il singolo consumatore, ma la massa di consumatori. Quindi una volta che tu vai a sensibilizzare i consumatori medi alla riduzione o quantomeno alla limitazione dell'uso della plastica, allora a quel punto le industrie, comunque il mercato si adatta. Se noi ci facciamo caso, già nei confronti, paragonandoci a magari 5-6 anni fa, la presenza sugli scaffali di prodotti compostabili, diciamo di più materiale organico rispetto ai soliti piatti di plastica o bicchieri di plastica è maggiore. Quindi piano piano si sta avendo una conversione. Ovviamente ci sono territori che reagiscono con tempistiche differenti, come purtroppo il sud o alcune zone del sud, però piano piano è una conversione che noi vediamo e magari chi non ci aveva fatto caso fino a ieri, domani lo potrà iniziare a notare, quindi piano piano si sta avendo. Abbiamo visto sul vostro sito che voi riportate tra i tanti dati a cui siamo abituati a fare i conti, ovvero la morte, l'abbiamo visto prima nella grafica, la morte di alcuni animali, ecco, oppure le tonnellate di plastica che si trovano nel mare, perché comunque anche per il vento vanno poi a finire lì, non è sempre facile controllare. Ricordiamo anche che c'è una sciocca abitudine che è stata che gira, diciamo, tra chi va in barca, che è quella di, dopo aver usato i bicchieri di plastica, tagliarli perché così vanno a fondo. Quindi ogni tanto si trovano questi bicchieri tagliati perché qualcuno ha messo in giro, diciamo, questa falsa diceria che aiuterebbe a non fare galleggiare i bicchieri nel mare usati, ma non è vero perché comunque continuano a galleggiare. Quindi No, ci ma sono anche dei. a parte il fatto di galleggiare o meno, comunque sono dannosissimi per l'ecosistema, perché il fatto che gli animali, molti pesci, molti organismi che vivono all'interno del sistema marino sono minacciati dalla plastica, perché molte volte viene confusa come alimento. E per questo motivo vediamo ormai ogni giorno immagini di pesci, tartarughe, animali più grossi, pieni di plastica all'interno. È un'immagine che purtroppo vediamo sempre più spesso. Questo purtroppo è un dato che è brutto che conosciamo, ma abbiamo scoperto una cosa, che anche le persone ogni settimana, involontariamente, immagino, ingeriscono 5 grammi circa di plastica, dite voi l'equivalente di una carta bancomat, quindi ogni settimana ci mangiamo una carta bancomat. E intanto una domanda, com'è possibile che accada questo? Com'è che involontariamente ingeriamo questa quantità di plastica? Semplicemente perché è derivato da quello che ho detto poco fa. Molti pesci ingeriscono microplastica e nanoplastica, cioè sono delle componenti di bottiglie, bicchieri e tanti altri accessori di plastica che per via del mare si diminuiscono dal punto di vista di dimensione e per questo motivo vengono ingeriti dal pesce, che ovviamente non ha la capacità di comprendere in quel momento che sta ingerendo un cibo che non è commestibile. Per questo motivo, ingerendo queste quantità di plastica, e noi a sua volta mangiamo i pesci, indirettamente acquisiamo queste percentuali, queste componenti di plastica indirettamente. Stesso discorso anche purtroppo per le vie, questo calcolo viene fatto anche per le vie respiratorie, quindi vivendo nelle città
vi sono pure delle particelle nell'aria presenti che ovviamente respiriamo perché molto piccole e queste vanno ad accumularsi in quel calcolo. Si pensa per esempio solo solo ai pneumatici che hanno una componente che è molto alla base molto simile a quella della plastica perché vengono fatti dal petrolio, vengono in continuazione, diciamo, queste polveri vengono in continuazione immesse nell'aria per il logorio dei pneumatici. Per fare alcuni esempi, poi ce ne sono tanti altri. Certo, sempre per rifarci ai compagni di banco e copiare da loro non è male a volte perché appunto impariamo cose nuove e quindi prendiamo da questi. In molti paesi evoluti, dagli Stati Uniti alla Germania, e le bottiglie di plastica vengono comprate, quelle usate. Quindi succede che molte persone naturalmente possono anche trarre delle piccole somme da questo. A Palermo si era avviata una cosa di questo genere un paio d'anni fa. C'era un centro che comprava bottiglie di plastica vuote, flaconi di detersivi e dava un corrispettivo di qualche centesimo. Naturalmente molte persone, sia per spirito civico, ma anche per ricavare qualcosa, conferivano lì. Poi questo per motivi legati ecco, poi alla catena, diciamo, di finanziamento dell'iniziativa si è conclusa e non ha più Interrotto. continuato. Perché non pensate di monitorare, di anche proporre alle istituzioni un'attuazione di qualcosa del genere? Perché al momento credo sia difficile la transizione dalla Coca-Cola in plastica a quella solo in vetro. Quindi si potrebbe, ecco, dire, fate portare alla gente le bottiglie di plastica in questi centri, date qualcosa. Potrebbe essere, diciamo, una proposta da portare avanti successivamente. Noi attualmente ancora su questo aspetto non ci siamo allargati. Abbiamo creato delle partnership con alcune aziende che producono colonnine d'acqua a livello nazionale e facciamo da intermediari semplicemente nella comunicazione e nel prezzo, perché sono dei prezzi che sono molto favorevoli. Diciamo, al costo di produzione e soprattutto questo lo facciamo nei confronti delle scuole, quindi chi vuole adottare delle soluzioni come le colonnine d'acqua, quindi con al loro interno un depuratore che permette di risparmiare tantissima plastica ed evitare i distributori automatici che contengono le bottiglie di plastica, possiamo appunto intermediare e fargli arrivare queste colonnine d'acqua a costo di produzione. Quindi già questa è una prima soluzione che è già da diversi mesi che abbiamo adottato e suggeriamo, ma riferito alla domanda iniziale, sull'aspetto, diciamo, Ecco, io macchina, però, come dire, smaltimento. questa iniziativa del distributore d'acqua chiaramente è lodevole, va bene, ma io credo che di fronte al grosso problema delle enormi quantità di consumo di bottiglie di plastica sia un po', diciamo, il problema grosso sta lì, non puoi convincere le persone a non andare a comprare le bottiglie d'acqua minerale perché molti sono convinti che debbano bere l'acqua minerale che preferiscono perché per motivi Sì, salutistici. in realtà ormai viene sempre più diffuso anche il depuratore all'interno delle proprie abitazioni perché sono tutti certificati. Io personalmente ne ho uno da 4-5 anni, forse anche di più, che faccio analizzare per Ma scrupolo di perché questo? coscienza. Ma perché dico non si può, sì, da un lato sensibilizzare le persone dicendo non utilizzate l'acqua minerale, però lavorare anche dall'altro, dato che non si può del tutto abolire il consumo di acqua in bottiglie di plastica, gestire queste bottiglie di plastica appunto incentivando il conferimento a fronte di un corrispettivo. Dico, sono due Allora. iniziative che non fanno. Non sono in conflitto tra loro, ma che secondo me andrebbero entrambe praticate. Assolutamente. Noi attualmente stiamo praticando la prima per questioni anche, diciamo, di tempistiche. Noi abbiamo iniziato su questo campo, anche perché se ci pensiamo è la soluzione, perché la seconda, quella del reperimento di bottiglie di plastica con l'emissione di un corrispettivo, non va a risolvere il problema della plastica, la diciamo, gestisce in maniera più sostenibile, per carità, è una cosa bella, ma non evita di produrre
produrre plastica. Invece, la prima soluzione, quella dove noi ci siamo concentrati, effettivamente, se adottata, riduce drasticamente l'utilizzo della plastica. Quindi noi ci siamo concentrati più sulla prima perché effettivamente è molto più sostenibile. La seconda potrebbe essere una nostra iniziativa in futuro. Sì, certo, che dovrebbe trovare riscontro anche nelle istituzioni e nei Certo. soggetti del consorzio che ricicla la plastica. Va bene, allora in bocca al lupo a Dario Scalia e alla sua Plastic Con Free l'occasione ODV. volevo appunto pubblicizzare l'evento di questa domenica, se mi permettete di parlarne 2 minuti. Noi appunto organizziamo sempre gli eventi di raccolta, abbiamo ripreso dopo la zona rossa, domenica in via Messina Marine, altezza via Armando Diaz. Sul litorale quindi di Romagnolo organizziamo un'altra raccolta, sono previste circa 300 persone, abbiamo coinvolto anche l'Istituto Cavallari, scuola elementare in cui questa settimana siamo andati a fare sensibilizzazione ai bambini che ci hanno accolto veramente in maniera molto entusiasta. Ovviamente è sottinteso che tutto verrà gestito secondo la normativa anti-Covid, quindi con distanziamento e mascherine. Vi è anche un link di registrazione per potersi registrare solamente ai fini della normativa anti-Covid. Ovviamente l'evento è aperto a tutti senza alcun obbligo di pagamento di quota associativa dell'associazione. Quindi è mi premeva appunto sponsorizzare l'evento perché è appunto la nostra azione concreta per l'ambiente. Domenica prossima a Romagnolo per pulire la bellissima costa palermitana panoramica con il nostro mare profumato. Grazie Dario Scalia Grazie a voi. e grazie agli spettatori di Fil Rouge. Buon pomeriggio.